Buongiorno, diamo il benvenuto oggi al dottor Enrico Busato, direttore della struttura complessa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Caffoncello di Treviso. Dottore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie anche per l'invito. L'attività del suo reparto e l'emergenza Covid, qual è stato l'impatto? Certamente è stato un momento difficile, ecco, sia per gli operatori che ci hanno lavorato e sia soprattutto anche per le persone che accedevano. Noi siamo un po' un reparto particolare perché oltre alla parte ginecologica, ma abbiamo le mamme che vengono per partorire o per fare delle visite. Nel periodo dei primi di marzo, lì, soprattutto ecco, dopo la festa della donna dell'8 marzo, si è scatenato un po' tutta una serie di reazioni anche da parte delle mamme di preoccupazione, di paura, ecco, nel venire proprio nella struttura ospedaliera. Oltretutto c'è stato un focolaio importante con il nostro ospedale di Treviso, per cui ciò ha destato molta preoccupazione. Del resto anche noi operatori, ecco, non lavoravamo sereni perché pur affrontando, ecco, il nostro lavoro con professionalità e dimostrando anche una serenità, ma dentro di noi avevamo sempre un po' il timore, la paura di anche noi essere colpiti, come qualcuno tra l'altro anche nel mio reparto è stato, ecco, purtroppo colpito dal virus, e la paura poi anche di trasmetterlo ai nostri familiari. Quindi c'era questo duplice aspetto. Per quanto riguarda il reparto, ecco, abbiamo subito cercato, ecco, dall'inizio, quando poi si è manifestata l'epidemia, a separare i percorsi, ecco, in maniera tale che le mamme che arrivavano, ecco, nel caso fossero affette dalla patologia virale, venissero anche, seguissero meglio un percorso più adeguato e non a contatto, ecco, con le altre mamme. Ci racconta come ha impattato la scelta di introdurre il sistema Light Strike di Xenex all'interno del vostro ospedale? Nel momento in cui siamo stati invasi da questo virus, come si suol dire, io ho cominciato a vedere, ecco, quelle che potevano un aiuto, ecco, che potessimo avere dalla tecnologia per far fronte alla disinfezione del reparto stesso e di tutte quelle strutture in cui magari c'era stata una persona affetta da Covid. Allora ho cominciato a cercare un po' di letteratura, sono andato a vedere e sono rimasto colpito, ecco, da questo sistema di disinfezione mediante, ecco, questa tecnologia, ecco, che veniva usata con la lampada UVC e lo xenon. E quindi mi sembrava che fosse un sistema valido non solo per il Covid, ecco, in quel momento, ma di poterlo sfruttare poi anche successivamente per tutte le altre necessità, perché ricordiamo, ecco, che purtroppo il grosso problema che stiamo avendo sono batteri che stanno sviluppando resistenze e che saranno sempre quelli più difficili, che possono determinare anche aumentare la mortalità, oltre che la morbilità all'interno delle strutture ospedaliere. E questo grazie alla donazione che abbiamo avuto dall'associazione per mio figlio, ecco, che ha fatto molto, ecco, per tutto l'ospedale, ha provveduto anche ad effettuare una donazione per l'acquisto di questa strumentazione. Strumentazione che ho trovato veramente valida e che proveremo anche l'efficacia dopo passato un po' questo periodo anche con il microbiologo per testare, ecco, su piastre la sua efficacia. Oltretutto è uscita da poco, no, anche una documentazione scientifica in merito che questa tecnologia ha un'azione certificata, diciamo, verso il Covid-19. Quindi abbiamo cominciato a usare nel tutto il nostro reparto, ecco, anche dopo tutte le visite ambulatoriali, anche se non c'era il Covid, ma lo si faceva un utilizzo, anche perché è molto semplice. Da noi adesso lo usano le OSS, ecco, le operatrici. Abbiamo insegnato 5 o 10 minuti a seconda, ecco, dell'intensità che vogliamo usarne, e ha disinfettato tutta una stanza. Lo usiamo nel caso del Covid adesso anche prima di effettuare il sistema di pulizia, e poi lo rifacciamo successivamente una volta che è stata fatta anche la pulizia stessa. Il futuro della sanità, quale sarà il peso dell'innovazione tecnologica?
Beh, credo che avrà sempre un ruolo sempre più importante. Ecco, non dimenticandoci però che dall'altra parte c'è l'uomo. Ecco, il fattore umano non va mai dimenticato. Io credo, come anche nella robotica, ecco, che stiamo utilizzando e che dà un grosso aiuto, ma non dimentichiamoci che dalla parte, ecco, non è un robot che effettua anche gli interventi o tutto, ma è sempre l'uomo che si avvale, ecco, di questa tecnologia. Di sicuro tutta la tecnologia che stiamo utilizzando nelle nostre sale operatorie, nei sistemi, ecco, anche questo che di disinfezione e in tutte le altre, anche nei vari reparti, ecco, saranno di estrema utilità. L'importante è, ecco, utilizzarle anche noi con Grano Salis, ecco, perché alla fine non dimentichiamoci che siamo noi e non dobbiamo mai affidare, sia per la diagnostica che per la terapia, completamente ad un sistema il tutto sperando che ce lo risolva. Di sicuro, ecco, quanto più noi siamo addentro e quanto più la sfruttiamo in maniera oculata, tanto più la tecnologia sarà di nostro aiuto, ma soprattutto di aiuto per le pazienti, ecco, che affrontano sia la parte di una chirurgia o anche per lo stesso parto, che è l'evento più bello, ecco, che ci possa essere. Dottore, la ringrazio. Come di consueto, le chiedo di ricordarci che andrà tutto bene anche grazie alle nuove tecnologie. Certo, io davanti al mio studio, alla mia porta, ho un cartellone grandissimo che mi hanno fatto delle bambine, dove c'è scritto proprio andrà tutto bene e ogni giorno chi viene da me e io che passo lo vedono bene, quindi questo andrà tutto bene è proprio l'augurio che facciamo non solo anche per questo periodo, ma soprattutto per uscire, ecco, da questo periodo a testa alta, ecco, e sempre con il sorriso. Grazie mille.